una marcia di luce per chi lotta, per chi ha lottato e anche per chi ha perso la battaglia, per non perdere la speranza, per non perderla più questa battaglia. Le persone sono ancora qua a guardare le candele accese, perché per le persone ogni candela chissà cosa rappresenta, magari rappresenta un familiare che ha perso o un qualcuno che ancora questa luce tenta in tutti i modi di lasciarla accesa, che sta lottando contro il cancro. Quindi deve essere un momento di riflessione per pensare che forse ci sono delle strade alternative e che bisogna comunque difendere il nostro ambiente e la nostra salute. Non c'è stata, come magari accade in altre manifestazioni, credo, la ricerca delle 3.000, 4.000 o 5.000 persone da avere qua sul posto, ma assolutamente quello di avere le persone che hanno sentito effettivamente il senso di Piazza 048, al di là di ogni critica, concetto. Il nostro scopo è quello, sì, di ricordare chi non c'è più, di sostenere le persone che stanno combattendo il cancro o malattie comunque gravissime, ma il tutto è finalizzato a sensibilizzare l'opinione pubblica, questa città. È una città che è apparsa molto dormiente negli ultimi anni. Questa sera ci hanno smentito, queste 300 persone, non so quanto siano, quante erano. È stata una manifestazione fantastica, la prima delle tante che faremo con questo gruppo. Siamo soddisfatti di come è andata, della partecipazione che c'è stata. Ci auguriamo che per tutti questo sia soltanto il primo passo di un lungo viaggio. Quel fumo che oggi appestava Civitavecchia nel giorno dedicato alla lotta contro i tumori significa, da parte dell'ENA, è significato un autentico affronto, come dire ce ne freghiamo di voi e dei vostri tumori, né più né meno come è stato adesso, come siamo stati obbligati a spegnere le nostre luci per far posto ai fuochi di artificio, perché qui si dovevano spegnere le nostre candele, perché tra poco verranno sparati fuochi d'artificio su questa spiaggia dove abbiamo piantato i nostri ceri in ricordo dei nostri morti. Grazie. Quello che noi vogliamo dire è che a breve faremo un incontro pubblico con la cittadinanza, quindi ci rivedremo presto. Speriamo di ritrovarvi tutti con la stessa intensità che avete mostrato questa sera. Grazie mille.